Salve ragazzi, allora giustamente come fanno tutti e anche perché un po' siamo alla fine dell'anno è arrivato il momento di tirare le somme perché non è facile ammettere gli errori, non è facile ragazzi a fine anno dire che si è fallito, però io purtroppo sono arrivato ad un momento che devo dirlo, nel senso che io ragazzi all'inizio di quest'anno vi avevo promesso una marea di contenuti nuovi, una marea di risultati che purtroppo non sono riuscito a raggiungere, quindi andiamo subito a dire che dovevo farvi il campo da calcio. Purtroppo quest'anno non ce l'ho fatta, avevo pronosticato i 500 iscritti, non ci sono minimamente arrivato, avevo intenzione di fare una marea di nuove cose che purtroppo non vi ha portato. Ho fallito, lo so ragazzi, ma è proprio da questi momenti che bisogna imparare, da queste sconfitte, per tornare il prossimo anno a fare il meglio possibile. Poi magari non riuscirò, bisogna sempre provarci ragazzi. Quindi erano delle aspettative un po' alte, un po' troppo forse, però diciamo che vanno date perché sennò si resta sempre qua. E invece ragazzi, la differenza tra un grande atleta e un piccolo atleta è che uno, quello piccolo, si accontenta sempre. Invece un grande atleta cosa fa? Si pone degli obiettivi, a volte che sembrano anche irraggiungibili, ma cerca di impegnarsi al massimo per raggiungerlo. Quest'anno non è stato semplice, anche al di fuori di YouTube, infatti diciamo che il 2023, non come il 2022, anche quest'anno è stato molto complicato per situazioni adesso private che non vi voglio raccontare, però quindi anche questo non mi ha permesso di dare il 100%. Sono già 4 anni, appunto dall'8 di agosto che faccio video in questo canale, quindi non mi posso lamentare, nel senso che comunque vedo che voi mi seguite, siamo arrivati ai 200, quindi comunque un miglioramento c'è stato. Non nego il fatto che avrei potuto fare di più. Voglio comunque ringraziare tutti voi che mi continuate sempre a supportare vedendo i miei video e poi vorrei ringraziare anche la mia fantasia che non mi ha mai lasciato, perché comunque se notate rispetto a molti altri un mio merito è sicuramente stato, a parte la costanza, perché diciamo sì, non è più quella dei primi anni, però comunque in media 2 video barra 3 alla settimana li ho sempre portati, quindi la costanza prima di tutto. Mi manca purtroppo un po' di qualità, ma non è facile perché non ho solo questo impegno, come voi sapete, e poi la fantasia, perché io non sono quel classico utente medio che punta solo ad un argomento, no? È ovvio, quello magari cresce anche di più perché purtroppo l'algoritmo di YouTube aiuta coloro che parlano solo di un determinato argomento. Io quindi, se voglio parlare di tutte le mie passioni, di tutto quello che voglio portare e di tutto quello che mi passa per la mente, dovrei aprire 50 canali YouTube. Ma è impossibile dopo gestirli tutti e essere costante nel pubblicare, quindi diventa una cosa insostenibile. Per questo motivo, ragazzi, faccio tutto in uno e anche mi distingo anche per questo, no? Il bello è che sicuramente avrò meno iscritti, meno visual forse, però ecco, io sono contento e continuerò a fare in questo modo. E anche perché ci ho provato ad aprire altri 2 canali, voi anche lo sapete bene, però purtroppo non hanno avuto successo. Quindi per il momento si continua così. Su Instagram proprio una disperazione, quest'anno non ho quasi mai pubblicato. Fatto sta che ho deciso anche di renderlo privato. Vedrò prossimamente, in futuro, il prossimo anno, cosa fare. Di Twitch ho provato, ho fatto qualche live, ma anche là ho smesso subito, non avevo costanza. Io ho sempre avuto problemi a fare le live, ragazzi, per motivi privati, personali, per gente che mi ostacola, per comunque anche un discorso. La fantasia per organizzare cose da fare ce l'ho sempre avuta, non è quello il problema, ma è organizzare live con altre persone. Non è così semplice, ci vuole molta pazienza, impegno, non che io non ce n'abbia, però diciamo che mi sono accontentato un po' di fare il mio compitino, ecco, cosa che non vorrei fare in futuro, perché ripeto, per crescere bisogna andare oltre. Perché se no resti sempre dove sei ora. Comunque non mi voglio arrendere e continuerò a provarci nel mio sogno.
anche perché è una cosa che mi piace fare YouTube, quindi lo faccio molto volentieri. E in futuro è ovvio che mi piacerebbe anche riuscire a creare una community un po' più attiva e più grande per appunto anche trarne del guadagno, però quello viene di conseguenza, come ho già detto sempre. E diciamo che sto notando che su molte cose, che molti format che sto portando non vanno più come un tempo, faccio meno visual però più iscritti. Diciamo che è normale, ci può stare un cambio, ecco, però in futuro cercherò di modificare i miei format, di renderli più originali e, ecco, e reinventarne di nuovi. Io purtroppo, quando all'inizio dell'anno mi pongo degli obiettivi, dimentico sempre di avere forse troppi impegni che non mi permettono di dare il 100% in tutto. Quindi alla fine mi dovrei anche accontentare del 70%, per dire, e cercando di portare a termine tutto quanto, non purtroppo come vorrei. Comunque YouTube in questi anni mi ha aiutato molto, anche perché, per chi non lo sapesse, io sono una persona abbastanza timida. Comunque YouTube ti aiuta molto a conoscere nuove persone. Anche quest'anno ne ho conosciute molte, quindi sono contento anche in quell'aspetto. Poi ovviamente ecco, non vivendo molto vicino ad altri personaggi del web, ecco, come lo sono io, diciamo più o meno nella mia età e non molto seguiti, non riesco a vederli dal vivo, ma comunque c'è, diciamo, uno scambio di opinioni, questo mi fa piacere. Ecco, io spero che quest'anno sia stato comunque un buon anno anche per voi, spero di avervi trasmesso qualcosa più che altro, magari potrei dirvi, sembra una frase scontata, ma inseguite i vostri sogni, lottate fino alla fine per quello che credete, ragazzi. Questo è quello che mi sento di dire. Poi comunque ho imparato molto in quest'anno e soprattutto anche perché ti aiuta ad accettare le critiche e capire una cosa fondamentale, che te fai il tuo, dopo le critiche ci saranno sempre e non devi ascoltarle. Devi soltanto prendere quelle critiche e utilizzarle per fare ancora meglio quello che hai intenzione di fare e fregartene del giudizio altrui. Anche attualmente penso molte volte, prima di dire una frase, una parola o magari prima di fare qualcosa, per paura del giudizio altrui. Ragazzi, è una cosa fondamentale fregarsene, buttarsi sulle cose. Poi tanto le persone ti criticheranno lo stesso. Te almeno ci provi e poi magari sbagli, ma fa niente, almeno ci hai provato. E è anche così che si cresce, ragazzi. Quindi YouTube, soprattutto in questo senso, ti fa crescere, e soprattutto a me quest'anno mi ha fatto crescere sotto questo aspetto, e quindi diciamo che ti dà anche delle lezioni di vita. Detto questo, ragazzi, termino qua il video e ci vediamo. Arrivederci.